Ciao a tutte patatine e patatine, benvenuti in questo nuovo video! Tanto tanto atteso e sono qui oggi per parlarvi dei miei capelli! Come vedete ho cambiato colore e sono super super eccitata di questo perché volevo questo colore praticamente da una vita, solo che non ho mai avuto il coraggio di farlo, ma non perché non lo sapessi portare o altro, ma perché non avevo il coraggio di ridecolorarli, sapevo che il processo sarebbe stato lungo e comunque poi, come vi ho sempre detto, ho sempre avuto un problema alla cute, quindi con le ricolorazioni non sono mai andata a braccetto. Però alla fine ce l'ho fatta e niente, oggi sono qui per parlarvi di come ho ottenuto questo colore, di farvi vedere come farlo, insomma. Non ho registrato il processo di decapaggio, come sapete io partivo da un colore viola scuro, quindi una tinta vera e propria permanente. Come vedete in foto, come vi ricordate nei vecchi video, era veramente veramente scura, quindi li ho dovuti per forza decolorare. Che cosa ho fatto? Come sapete mia mamma è stata parrucchiera per tantissimi anni, fin da quando era bambina, perché anche mia nonna era parrucchiera, aveva un negozio, bla bla bla. Quindi la mia mamma mi ha fatto tutto, io poi ho rifatto il colore perché l'ho fatto due volte, infatti su Instagram ho messo la prima foto di com'erano e di come erano venuti la prima volta. Il giorno dopo ho registrato quello che vedrete di seguito, ossia il tutorial di come colorarli, quindi li ho ripresi un attimo, li ho fatti un po' più viola acceso perché avevo delle zone un po' più biondine che non avevano preso bene. E dicevo, con mia madre siamo andate a prendere tutto il necessario, ho usato parecchie bustine di decolorante perché ho veramente tanti capelli e sono anche molto lunghi, e ho fatto la decolorazione prima partendo da dove iniziava la tinta, quindi lasciando la ricrescita per decolorare bene la tinta, quindi schiarire il capello. E mia madre ha fatto un mix di decolorante ossigeno a 30 volumi per le lunghezze, insomma. Poi il terzo giorno ho rifatto la decolorazione dalla ricrescita, riprendendo anche le parti più arancioni che mi erano uscite, perché ovviamente alla prima decolorazione non vengono biondissimi, quindi l'ho dovuto rifare riprendendo questa volta anche la base a 20 volumi di ossigeno, perché i 20 volumi cosa fanno? Anziché il 30 dopo un po' si blocca e non lavora più, il 20 volumi invece continua a lavorare sul capello, quindi dovete stare anche abbastanza attente perché altrimenti si bruciano. Questo anche col 30 dovete stare ovviamente attente, perché con la decolorazione non si scherza. Però con i 20 volumi di ossigeno siamo riusciti ad ottenere un biondo abbastanza biondo per poter poi fare questo viola. Ma non è bastato quel biondo, perché? Perché abbiamo dovuto fare anche il tonalizzante, per come li volevo io i capelli, ossia così, simil grigio violetto, perché veramente cambiano tantissimo in base alla luce, sembrano a volte grigi, a volte belli viola, a volte lilla. Sono veramente stupendi come sono venuti, infatti sotto al sole sono ancora più accesi, qua in videocamera non si vedo, dannata videocamera! Però vi assicuro che sono venuti proprio come li volevo io, infatti sono super contenta di questo. Il tonalizzante che abbiamo usato è stato quello della Capillum, tonalità ghiaccio, ora non ricordo il numero perché poi ho buttato la scatoletta, il giorno dopo poi ho pensato di registrare il video, quindi ho detto ormai l'ho buttata, ne parlo e buonanotte. E il tonalizzante l'ho tenuto su veramente non tantissimo, sulla scatola c'è scritto 15 minuti, ma più lo tieni più ovviamente ti toglie il giallo e ti diventano cenere i capelli. L'ho tenuto meno di 10 minuti e ho lavato i capelli, dopodiché ho fatto mix di balsamo e colore semipermanente. Questa volta non ho preso Crazy Color, perché? Perché mi trovavo in un altro posto e ho preso altra roba, quindi ho preso questo qui della Stargazer, che è anche questo super super famoso e stra usato all'estero, infatti qua in Italia non si vedono tanto della Stargazer. Questo qua è appunto un semipermanente, senza ammoniaca, quindi non fa male al capello, c'è la stessa cosa del Crazy Color, pigmento puro eccetera eccetera, e questo è della tonalità Violet. Questo è il prodotto interno, ovviamente ne è rimasto pochissimo, e poi l'ho tenuto su un'oretta e mezza, ovviamente più lo tenete più il capello si impregna del colore e meglio si tinge. E niente, dopo questo po' di roba ho ottenuto questi capelli. Se li volete fare dovete portare il capello a una tonalità molto chiara, quindi un biondo, non dico un biondo bianco, però più è platino più il colore risulterà fantastico. C'è da dire un'altra cosa, perché se volete il colore viola non basterà portarli a un platino, vengono meglio col platino ovvio, però verranno platino da soli perché il viola spegne il giallo. Quindi man mano che voi fate i capelli viola, se sotto avete una base ovviamente gialla e avete timore che non prenda, andate tranquille, perché infatti esistono tonalizzanti e shampoo che sono viola, un bel viola scuro, e quelli tolgono il giallo, sono fatti apposta per togliere il giallo dal capello. Infatti ho delle zone che sono molto molto platino e bianchi, sono bellissimi, infatti non vedo l'ora da una parte che scarichi questo colore per avergli un bel grigio vecchia, come piacciono a me. La decolorazione non consiglio di farvela a casa se non siete esperte, se non
siete capaci, se non avete qualcuno che vi aiuti, poi andate da un parrucchiere e poi vi fate il viola voi, capito? Una cosa che ci tengo a dirvi è che questo della Stargazer è molto meglio del Crazy Color. Io, come sapete, ho praticamente lì la collezione dei Crazy Color utilizzati, alcuni anche nuovi, perché poi ho cambiato colore di colpo e non ho potuto sfruttare gli altri che avevo comprato. Però i Crazy Color che ho usato scaricavano sempre, non veniva mai il colore che avevo comprato, era sempre un po' così. Questo è una bomba. Perché mischiare il colore viola puro con il balsamo? E tanto anche. Perché il balsamo fa da bianco che schiarisce, quindi a parte a dare più consistenza e comunque a dare più quantità alla crema che poi andremo a stendere sui capelli, perché appunto io avendone tanti un tubetto non mi sarebbe mai bastato, ma soprattutto se voglio ottenere un color pastello devo mischiarlo col balsamo. Quindi qualsiasi colore voi compriate, che sia un blu, che sia un viola, che sia un magenta o un verde scuro, se voi lo mischiate col balsamo tanto, quindi 80% di balsamo e 20% di colore, verrà più chiaro, quindi verrà color pastello. Credo di avervi detto tutto, se così non fosse registrerò un altro video dove vi parlo ancora dei miei capelli, ma credo di avervi detto veramente tutto. Adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!